La registrazione è avviata. Buongiorno a tutti, martedì 13 luglio 2021, sono le 9:40. Iniziamo la seduta di oggi. Vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata ed inviata al webmaster per la pubblicazione del sito del comune. Invito il dottore Conigliara a chiamare l'appello. Presidente Moncada, Presente. consigliere Buccola, Presenta. consigliere Bombasso, consigliere Dentici, consigliere Presente. De Vincenti, Presente. consigliere Lupo, consigliere Ruggero, vicepresidente Schiera, consigliere Sinopoli, consigliere Tuzzolino, nove presenti, assente il consigliere Buonpasso. Allora, l'esito dell'appello da presenti 9, assenti 1, la seduta è valida. Nomino scrutatori il consigliere Sinopoli, il consigliere Lupo e il consigliere Dentici. Dovremmo avere un paio di verbali da leggere. Non sento. Sì, è pronto il verbale 120, lo condivido. Il verbale 120 della seduta di consiglio del 9 luglio 2021. L'anno 2021, giorno 9 del mese di luglio, si è riunito il consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica, mediante collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 ed ai sensi delle circolari numeri 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali, Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, inoltrato con avvisi mail del 25 giugno 2021, ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari. Il luogo della riunione, da intendersi convenzionalmente presso i locali della quarta circoscrizione, siti in via della Regione Siciliana numero 95. La pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e della sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube. Presiede la seduta il presidente della quarta circoscrizione Silvia Moncada. Assiste in qualità di segretario il dottore Marco Conigliaro, titolare di PIO, coordinatore della quarta circoscrizione, coadiuvato dall'istruttore amministrativo Mario Sapienza. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello nominale, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Moncada, Buccola, Buonpasso, Dentici, De Vincenti, Lupo, Ruggero, Schiera, Sinopoli, Tuzzolino. Il totale dei presenti è pari a 10, assenti nessuno. Il presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9:39 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori, consiglieri Buonpasso, Dentici e Lupo. Il segretario, su invito del presidente, condivide a video e da lettura dei verbali numero 117 del 6 luglio, 118 del 7 luglio e 119 dell'8 luglio 2021. Il Presidente prosegue con l'ordine del giorno. Con riferimento alla mozione scritta, alla lettera E, collocazione di impianto di videosorveglianza in via Perpignano, Angolina Siciliana, consigliere Dentici, protocollo 466, accantonata nella seduta del 7 luglio ultimo scorso per sopralluogo, verificata l'incompetenza territoriale della quarta circoscrizione, in quanto il sito trovasi fuori dei confini, su richiesta e conferma del consigliere Dentici, viene definitivamente ritirata. Prosegue con la mozione scritta alla lettera B, installazione sistema di videosorveglianza in via Cesare Terranova 81, consigliere Tuzzolino, protocollo 456, accantonata nella seduta del 7 luglio per permettere al proponente di presentare un emendamento modificativo. Il segretario conferma la presentazione dell'emendamento modificativo acquisito agli atti con protocollo numero 659 del 7 luglio 2021, che condivide a video e di cui dà lettura. Puzzolino preliminarmente ringrazia il segretario per il prezioso supporto a sostegno dell'attività burocratica, quindi ribadisce, come per la propria mozione precedente di ugual tematica, la bontà e concretezza dell'utilizzo della fototrappola anziché della videosorveglianza, oggetto appunto dell'emendamento.
Il sito in via Cesare Terranova 81 si presta particolarmente al conferimento di rifiuti ingombranti, causa di esosi e sborsi da parte dell'amministrazione per la continua bonifica. Auspica che questo sistema possa essere realizzato con i risultati sperati. Buonpasso condivide la proposta del consigliere Tuzzolino per contrastare la deplorevole pratica di abbandono indiscriminato di ingombranti, ritiene necessari maggiori controlli sul territorio. Schiera concorda con quanto riferito dal collega Tuzzolino, ricorda che il sito già in passato è stato oggetto di queste criticità e di maniera pesante, ritiene quanto proposto molto utile a condizione che ci sia il massimo sostegno da parte dell'amministrazione delle forze dell'ordine. De Vincenti, riallacciandosi all'intervento del vicepresidente, ritiene che qualsiasi tecnologia utilizzata sia utile, ma è fondamentale l'apporto dell'amministrazione delle forze dell'ordine che sanzionino in modo esemplare i trasgressori, dichiara il voto favorevole. Ruggero concorda con quanto dichiarato dai colleghi, considerato che si tratta di intraprendere una vera battaglia contro i trasgressori, auspica che l'amministrazione abbia una concreta parte attiva nella risoluzione dell'annosa questione. Ringrazia il collega per la mozione e dichiara il suo voto favorevole. Il Presidente, terminati gli interventi, verificata la presenza degli scrutatori, dopo aver riletto il documento, alle ore 10:17 con in votazione per appello nominale l'emendamento alla mozione trattata, acquisita agli atti con protocollo 659 del 7 luglio 2021, con il quale si chiede di sostituire le parole videosorveglianza con fototrappola, il cui esito è il seguente. Presenti 10, assenti nessuno, favorevoli 10, astenuti nessuno, contrari nessuno. Il Presidente, atteso l'esito del voto, dichiara l'emendamento approvato all'unanimità del consesso. Il Presidente, alle ore 10:18, pone in votazione per appello nominale la mozione così come emendata, il cui esito è il seguente. Presenti 10, assenti nessuno, favorevoli 10, astenuti nessuno, contrari nessuno. Il Presidente, atteso l'esito del voto, dichiara la mozione installazione sistema di videosorveglianza in via Cesare Terranova 81, consigliere Tuzzolino, protocollo 456, emendata con le sostituzioni delle parole videosorveglianza in fototrappola, approvata all'unanimità del consesso. Alle ore 10:34 esce il consigliere Buonpasso. Comunicazioni. Il Presidente informa in merito all'esito dell'incontro avuto sul Parco Cassarà, organizzato dalla terza commissione consiliare, presenti il presidente Caracausi, il consigliere Giaconia, la consigliera Mella, l'avvocato Fiorino, il dottore Teriaca, il tecnico agronomo dottore La Barbera ed alcune associazioni ambientaliste, Legambiente e WWF. L'avvocato Fiorino ha riportato l'esito dell'incontro e del tavolo tecnico del giorno precedente tra la Regione, il Dipartimento Acque e Rifiuti ex Provincia, l'ARPA, il Comune di Palermo, assente l'ASP. L'ARPA chiederà in via ufficiale al Comune di comunicare il trattamento dei rifiuti rinvenuti a seguito dei carotaggi risultati nocivi. Le preoccupazioni e l'ulteriore allungamento dei tempi, anche in considerazione della scarsa disponibilità di fondi, si augura che questo processo non si arresti e che si arrivi ad una bonifica e contestuale riapertura del parco. Tuzzolino, le notizie acquisite con l'incontro erano già note, le responsabilità di quanto accade vanno addebitate alla cattiva gestione pregressa dell'ufficio verde, ovvero dell'amministrazione, quindi un incontro sterile e poco produttivo. Purtroppo nell'amministrazione manca un interlocutore autorevole per le problematiche della città. De Vincenti ritiene fondamentale coinvolgere professionisti seri e competenti. Solo utilizzando le giuste professionalità possono essere risolti i problemi. Ruggero, le professionalità non sono ricercate per non risolvere le problematiche. L'amministrazione preferisce prendere tempo lasciando le criticità irrisolte per anni. Concorda con la dichiarazione del consigliere Tuzzolino. Chiede al presidente di inoltrare richiesta a chi di competenza per avere copia di tutto il carteggio riferito a quanto fatto sul Parco Cassarà. Essendo il consiglio circoscrizionale facente parte dell'amministrazione, la documentazione deve essere posta anche alla sua conoscenza, a maggior chiarezza dei fatti. Infine, invita il presidente a comunicare ai cittadini attraverso il sito istituzionale, in modo provocatorio, che il Parco Cassarà non riaprirà più. Il presidente comunica che la Commissione Verde, Vivibilità, Igiene e Decoro Urbano, presieduta dal consigliere Tuzzolino, ha incontrato dei soggetti interessati all'attivazione dei sottopassi. Il
Contattato il vice sindaco, si è concordato un incontro per lunedì 21 alle ore 12:30 presso Palazzo Galletti. Anche i consiglieri sono invitati a partecipare. Lupo riferisce di lamentele di una cittadina disabile di Bialtofonte che non riesce a contattare la RAP per il ritiro di rifiuti ingombranti. Chiede se è servizio attivo. Il presidente risponde di non sapere se il servizio funzioni considerata l'emergenza. Chiede invio di foto per inoltrare nota di intervento. Il Presidente, in assenza di ulteriori comunicazioni, alle ore 10:41 dichiara chiusa la seduta, dando appuntamento a lunedì 12 luglio alle ore 9:30. La firma del segretario, dottor Marco Conigliaro, del Presidente, Silvio Moncada. Grazie, dottore Conigliaro. Allora, consiglieri, ricordate che qualche giorno fa ho chiesto al dottore Conigliaro di inviare una nota all'ufficio urbanistica per chiedere la disponibilità a partecipare a una riunione in videoconferenza. Ieri ho ricevuto una nota da parte dell'assessore Catania, che invita, a mio avviso impropriamente, il Presidente del Consiglio Comunale a organizzare l'incontro. Vorrei che il dottore Conigliaro leggesse questa nota cortesemente. Nella nota dell'assessorato urbanistica, ambiente e mobilità, rapporti funzionali con AMAT, protocollo 81-24-31 del 12 luglio 2021, inoltrata al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali, ai presidenti di circoscrizione, ai consiglieri di circoscrizione. L'oggetto, avvio della discussione generale sulla delibera avente per oggetto l'adozione del piano regolatore generale della città di Palermo. Egregio Presidente, il piano regolatore generale, dopo il parere del Giudice Civile, è stato inviato al Consiglio Comunale il 12 marzo 2021 e da quel momento è diventato accessibile ai consiglieri comunali di circoscrizione. Nei mesi precedenti la Signoria Vostra ha lamentato pubblicamente i ritardi nell'iter dello strumento urbanistico, sebbene lo stesso fosse stato inviato dagli uffici dell'amministrazione comunale già nel novembre del 2019 all'ufficio d'Agenio Civile. Tali rimostranze sono state amplificate immotivatamente da alcuni consiglieri comunali che hanno addirittura paventato il rischio di gravissima speculazione edilizia derivante dall'assenza del nuovo strumento urbanistico. Da 4 mesi il nuovo piano regolatore generale è nella disponibilità del Consiglio Comunale e ritengo che sia importante che la città conosca le grandi linee strategiche della variante generale, così da favorire la partecipazione attiva delle scelte di pianificazione urbanistica. Questo obiettivo si può raggiungere nel pieno rispetto degli impegni assunti nel corso della conferenza dei capigruppo svolta in data 8 aprile 2021 alla presenza del Sindaco. In quella sede si è scelto il percorso per avviare in Consiglio Comunale la discussione generale sulla delibera avente per oggetto l'adozione del piano regolatore generale. Tale percorso istituzionale è stato successivamente condiviso con i presidenti delle commissioni consiliari e delle 8 circoscrizioni, così come già rappresentato con la nota numero 29.84.95 del 22 aprile 2021 inviata alla Presidenza del Consiglio Comunale. In città è sentita l'esigenza di un confronto, tanto che alcune forze politiche, gruppi consiliari e organizzazioni sociali stanno promuovendo diverse iniziative pubbliche per discutere del piano regolatore, mentre alcuni ordini professionali e l'ANCE chiedono da tempo un confronto sulle scelte di fondo della pianificazione urbanistica della città. Diverse commissioni consiliari e consigli di circoscrizione hanno manifestato l'esigenza di esprimere parere sulla deliberazione, ma personalmente continuo a ritenere necessario rispettare il percorso stabilito con i capigruppo del Consiglio Comunale. La Giunta Comunale, nel frattempo, ha deliberato l'attivazione dell'Urban Center e ha definito un protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Palermo per favorire i processi di partecipazione utili alla definizione dello strumento urbanistico. In questo scenario, appare importante che il Consiglio Comunale possa avviare una discussione pubblica e trasparente che contribuirà a chiarire eventuali dubbi e approfondire le scelte strategiche.
Inoltre, mi preme sottolineare che le intervenute richieste di chiarimento formulate dal Presidente del Consiglio Comunale, protocollo 29-51-19 del 21 aprile, sono state oggetto di riscontro da parte del dirigente dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica, protocollo 649-583 del 18 maggio. Alla luce di questi elementi, invito la Signoria Vostra a calendarizzare l'avvio della discussione generale sul PRG, così da consentire alla città di conoscere le linee strategiche della pianificazione urbanistica della città di Palermo. Sono certo che questa mia richiesta sarà supportata, oltre che dal Presidente del Consiglio, che già in passato ha sollecitato l'invio dell'atto deliberativo al Consiglio Comunale, anche dai diversi consiglieri che hanno rivendicato il diritto di avere accesso al piano regolatore. Credo che ci siano tutte le condizioni politiche ed istituzionali, oltre che i tempi tecnici, per discutere del PRG della città, con l'obiettivo di adottare la delibera che disegna la variante generale e contribuisce a rendere più vivibile la città di Palermo. Non sfuggirà certamente l'impatto positivo sulla tutela del territorio e la relativa ricaduta economica che potrà avere sulla città l'adozione del nuovo strumento urbanistico. Certo che i consiglieri comunali intendono esercitare i poteri che competono all'organo istituzionale di indirizzo e controllo e non limitarsi alla privata consultazione delle tavole del piano regolatore generale, le porgo cordiali saluti. A firma dell'assessore, professore Giusto Catania. Non c'è l'audio, Presidente, non c'è l'audio. Hai il microfono chiuso. No, forse è meglio quello che non si è sentito. No, volevo dire che rimango veramente basito sulla questa, diciamo, rimpallo di competenze e diatriba fra la giunta comunale, in particolare l'assessore Catania, e il consiglio comunale, che francamente, devo dire, per quanto mi riguarda, poteva essere evitata, tenuto conto che l'assessore Catania, nel corso di due incontri che ci sono stati sul tema, quando è stata inviata ai consigli circoscrizionali la delibera sulla variante al piano regolatore generale, aveva preso l'impegno di calendarizzare da lì a poco con gli uffici dei consigli di circoscrizione straordinari, magari diciamo accorpando alcune circoscrizioni, quindi fare non un incontro singolo ogni circoscrizione, perché comunque le linee generali sono uguali per tutti, ma diciamo accorpare per non creare troppa confusione, quattro consigli da un lato e quattro consigli dall'altro, in modo tale da fare questo incontro congiunto con le circoscrizioni di competenza, con gli uffici dell'urbanistica, con l'assessore, per comprendere quali sono le linee guida di questo piano regolatore generale, senza magari entrare nel merito dei singoli provvedimenti, perché ovviamente questo necessita di ulteriori approfondimenti e quant'altro, però l'avere la contezza delle, diciamo, di come questo piano regolatore è stato immaginato. Intendo dire se, ad esempio, si prevede più verde o più cemento, se si vuole valorizzare la destinazione urbanistica relativa alle nuove costruzioni piuttosto che all'impiantistica sportiva, se si vuole, se si vogliono realizzare nuovi parchi pubblici. Se ad esempio è confermata la volontà di questa amministrazione di voler realizzare un nuovo cimitero e dove? Perché se ne parla da 15 anni e ancora, diciamo, abbiamo oltre 1.000 bare in deposito che ancora attendono di essere seppellite. Bisognerebbe, diciamo, comprendere se questo piano regolatore generale prevede nuove linee tranviarie piuttosto che metropolitane leggere, piuttosto che metropolitane pesanti o passanti ferroviari. Bisogna capire se sono inseriti
ho rivisitato il piano parcheggi e soprattutto se ci sono le risorse per poterlo realizzare. Tutto questo ovviamente non può essere, diciamo, da noi inventato o ricavato da un semplice invio del piano regolatore che costa di cerco di penso di 700-800 pagine, se non mi sbaglio, oltre grafici, cartine, planimetrie e quant'altro. Penso che questa visione strategica della città deve essere comunque oggetto di un incontro specifico, soprattutto con l'assessore che ha dato l'impronta politica, ma anche con i tecnici, per poi entrare nel merito del dettaglio delle opere, diciamo della visione urbanistica di ogni singola circoscrizione. Ecco perché io ritengo questa contrapposizione palese fra l'amministrazione comunale e il consiglio comunale una, diciamo, diatriba inutile che francamente la città poteva anche risparmiarsi. Non credo che le circoscrizioni siano collegate al Consiglio Comunale. Una visione d'insieme comunque è fondamentale. Dopodiché, avuto, diciamo, contezza di quelle che sono le strategie dell'amministrazione comunale, ovviamente non era, diciamo, peregrina l'idea di potersi confrontare con le commissioni consiliari competenti, con il Consiglio Comunale intero, ma ovviamente tutto questo rientra in uno step successivo che in questo momento è assolutamente, diciamo, prematuro, perché chiedere al Consiglio Comunale di avviare una discussione con la città, con le risorse imprenditoriali, commerciali, artigianali, sportive, culturali, senza, diciamo, avere contezza di quello che sono le linee strategiche del piano, a mio avviso è assolutamente inutile, oltre che prematuro. Occorrerebbe avere tutti noi un'infarinatura generale, motivo per il quale oggi non siamo nelle condizioni di esprimere un parere sull'atto deliberativo che ci è stato inviato, diciamo, per competenza. Non abbiamo gli elementi per poter discutere di questo. Il piano regolatore, peraltro, che ci è stato inviato con un link, non si apre. L'ho fatto presente al dottore Maneri, che è il responsabile del settore. Ma il problema non mi è stato risolto. Quindi noi siamo, diciamo, praticamente abbiamo uno strumento del quale dobbiamo dare parere, ma siamo in un vicolo cieco. Adesso c'è questa polemica che peraltro oggi è apparsa anche palese sui giornali, fra la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale, polemica che, a dire il vero, a me non mi tocca perché io non voglio entrare e non voglio parteggiare per l'uno o per l'altro. Io ho il mio interlocutore in questo momento è l'assessore che ha redatto insieme agli uffici il piano regolatore generale. Il mio interlocutore in questo momento sono gli uffici che hanno lavorato anche, se vi ricordate, probabilmente tenendo conto delle nostre indicazioni. Non so se voi vi ricordate che abbiamo anni fa approvato un atto deliberativo con alcune linee guida dove indicavamo alcune modifiche strategiche che erano fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio. Ad esempio, una per tutti, è da 25 anni, da quando è che io sono entrato in politica, che si parla di prolungamento di via Altarello Lato Valle e dell'abbattimento del muro, che è nel piano regolatore generale, che è, diciamo, nel piano triennale delle opere pubbliche, che è stato bocciato, che è stato, diciamo, tolto il finanziamento, che è stato ripristinato il finanziamento. Oggi come oggi siamo nelle condizioni di sapere se il nuovo strumento urbanistico prevede questo prolungamento oppure no. Siamo in condizioni di sapere se sono previsti sovrapassi o sottopassi. Siamo in condizioni di sapere se sono previste piste ciclabili o se invece
bisogna fare la sopraelevata chissà dove. Tutto questo è all'oscuro del nostro parere. Quindi, come facciamo noi a esprimere parere nel merito? Io, francamente, diciamo, non credo che ci siano le condizioni. Attenderò il prossimo ordine del giorno per capire se l'amministrazione comunale vuole confrontarsi con le circoscrizioni per avere, diciamo, anche i nostri pareri per quello che possono contare, quantomeno la nostra visione strategica di una città che ovviamente consegneremo alle future generazioni, perché i piani regolatori vengono modificati ogni 50 anni, quindi se riusciremo, ma ne dubito, visto l'andazzo, a portare a casa, diciamo, una bozza di piano regolatore che poi ovviamente dovrà essere vista, rivista e vidimata anche dalla regione siciliana, saremo nelle condizioni di poter, diciamo, dotare le future generazioni di questo importante strumento urbanistico. Non credo che questa amministrazione oggi come oggi sia nelle condizioni di approvare un atto del genere, molto complesso, molto complicato, e quindi comunque, diciamo, avere contezza di quello che sta succedendo, secondo me, è dovere da parte dell'amministrazione attiva. Quindi, detto questo, ovviamente, se non ci sarà un confronto serrato con l'amministrazione comunale, non esprimeremo parere, nonostante il parere sia obbligatorio ma non vincolante, e sto valutando anche la possibilità di inviare indietro il piano regolatore e l'atto deliberativo conseguente, motivandolo con una bella nota che invierò ovviamente a seguito di un confronto con il Consiglio anche al sindaco e a chi di competenza. Se qualcuno su questo tema voleva intervenire, ne ha facoltà. Posso, Presidente? Consigliere Tuzzolino. Presidente, in realtà in questo ambito, se lei ci chiede un parere, viene anche difficile darlo. Lei è stato nella sua disamina della situazione, no? Puntuale, impeccabile, perché ha tracciato le condizioni generali di un'amministrazione, come si porge e come si presenta alla cittadinanza, compresa la sua arroganza e la sua soverchieria di dominare sulle esigenze della città. Non mi stupisce l'atteggiamento del signor Catania, no? Non stupisce perché lui è questo nella sua folle visione della politica della città. Quindi viene anche difficile aggiungere qualcosa a quello che ha detto lei. La cosa che purtroppo lascia amareggiati è proprio questa forma di arroganza che si creano anche fra varie istituzioni. Lasciamo stare il consigliere di circoscrizione, lui se ne è sempre fregato. L'unica cosa che ha fatto è venuto una volta da noi dicendo che era pronto per il decentramento e ci prese tutto in giro e se n'è andato. Ma questo non conta, in questo momento non conta, Presidente. Conta come non mette in condizione anche noi stessi con la possibilità di andare a studiare un documento così importante. Cioè noi praticamente non abbiamo la possibilità neanche di approfondirlo perché neanche possiamo aprire il file. Però nonostante questo lui manda le lettere dicendo come stanno le cose. E purtroppo, Presidente, quando lei dice e dichiara e mette in evidenza che questa amministrazione non ha una visione della politica della città giusta e lo fa attraverso lo studio e le strategie del piano regolatore di Palermo, e quando dice che questa amministrazione non ha idea
Se domani lasceremo alle generazioni future delle piste ciclabili o una politica ambientale sulla cura del verde, che in momento non c'è, con una prospettiva seria di costruzione di parchi e quant'altro, se nell'ambito della mobilità di questa città sono previsti interventi sui vari sottopassi o sovrappassi o sulle strategie di capire se dobbiamo rilanciare il tram oppure pensare a dei bus come dire, con una politica green che tuteli l'ambiente. Lei ha toccato dei punti strategici fondamentali che non sono neanche pensati da questa amministrazione, neanche pensati. Ci sono probabilmente dettagliate le strategie più grandi, quelle che prevedono forse i grandi lavori, ma come visione politica e amministrativa di un ambito come può essere quello urbanistico di questa città, non ce lo dà. E nonostante non ce lo dà, detto da quello che ha detto lei, Presidente, evidenziato da quello che ha detto lei, perché se andiamo a riprendere la sua registrazione, passo passo, tutte le cose che ha evidenziato, adesso mi sfuggono, sono la chiave portante del rilancio di una città. Ma lo dice lei, l'assessore Catania, a noi manco ce l'ha detto, non sappiamo neanche se lo pensa. No, cioè, lascia, no? Perplesso, lascia basiti, nonché terrorizzati dalla possibilità che una città come Palermo abbia un assessore di questo tipo, che al momento pensa alla diatriba col Consiglio Comunale, piuttosto che pensare alla vita dei cittadini. Io rimango allibito, Presidente, e non voglio andare oltre a questo intervento. Lo faccio solo, lo sa perché lo faccio questo intervento? Perché sarebbe anche di non dare importanza. Lo faccio per sostenere tutto quello che ha detto lei, Presidente, che è la pura e sacrosanta verità. Altrimenti avrei detto: senti, ma vattene a quel paese, non mi riguarda, neanche mi interessa quello che dici tu. Purtroppo lei, nel suo intervento, ha stigmatizzato quelli che sono come dire, le prospettive future nell'ambito di un piano regolatore generale che possono essere da grande volano e del sviluppo e del rilancio della città di Palermo. Presidente, cosa dobbiamo aggiungere di più? Io proprio non ho niente da aggiungere. Riconfermo e ribadisco che è proprio a sostegno del suo intervento. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Tuzzolino. Ci sono interventi? Consigliere Buonpasso. Posso, Presidente? Intanto mi congratulo con lei e per quello che ha detto e sono pienamente d'accordo a tutto quello che è stato detto. Il comune, come noi sappiamo, l'amministrazione comunale, in parte per adesso si sta parlando dell'assessore Catania, in merito, come noi ben sappiamo, non si confrontano mai con noi, perciò noi non abbiamo un quadro di visione e di prospettive del futuro della nostra circoscrizione. Sarò favorevole alla decisione, Presidente. Come noi tutti sappiamo, anche le circoscrizioni vengono viste forse ancora da loro emarginate da tutto ciò, non sapendo che noi siamo la realtà che si confronta con i cittadini. Ad oggi tutto questo non viene ancora forse recepito dal Consiglio Comunale. Speriamo che questa amministrazione, quella che verrà futura, sarà un'amministrazione diversa, con un dialogo diverso e con prospettive diverse, anche di vedere nell'ottica diversa i consiglieri di circoscrizione, i presidenti, e di metterci a un quadro davanti per sapere le fini della nostra circoscrizione e dei lavori che ci sono in prospettiva da fare e quelli che sono rimasti nel dimenticatoio per anni. Grazie. Presidente, mi Grazie, scusi, consigliere. io aggiungo una cosa, per quanto mi riguarda, lei può rimandare indietro il documento come crede e come ha proposto, io sono d'accordissimo. Va bene, vedremo nelle prossime settimane. Ci sono altri interventi?
Va bene, allora non ci sono altri interventi. Ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Presidente, abbiamo qualche novità su Villa Giardina per una programmazione futura, se si può fare una programmazione, perché io avevo delle proposte da fare, come avevo ben detto l'altra volta, Parliamo della potatura. E per parlare di potatura, sì. allora, sì, cioè nel senso abbiamo avuto un paio di incontri, ma lo avevo comunicato al Consiglio con l'assessore Marino, il dirigente del settore, la dottoressa di Trapani e i presidenti di circoscrizione. Nell'ultima riunione si era concordato che il settore Villa Giardini avrebbe inviato alle circoscrizioni una programmazione di massima che è frutto delle richieste che sono pervenute dalle circoscrizioni e anche dalla cittadinanza e una valutazione tecnico-politica dell'amministrazione comunale, dove comunque calendarizzava una serie di interventi di potatura nei vari quartieri. Da qui al 31 dicembre. Questo impegno è stato preso dall'amministrazione nel corso di quella videoconferenza che si è tenuta circa 8 giorni fa, adesso non ricordo quando, ma a tutt'oggi non abbiamo ricevuto nulla. Quindi aspettiamo perché ovviamente ognuno di noi ha detto che potremmo inondare nuovamente il settore Ville Giardini dei vari interventi sul territorio di tutti i quartieri singoli o per strada, eccetera. Ma ovviamente tutto questo è già noto all'amministrazione, quindi sarebbe opportuno fare il punto della situazione, capire l'amministrazione che intendimenti ha, dopodiché su quelli eventualmente apporre dei correttivi in base alle esigenze, diciamo, che insistono nel territorio, ma anche in base anche alla tipologia di alberatura, perché ovviamente alcuni alberi si possono potare in autunno, altri adesso, quindi intervenire sui sempreverdi e quant'altro. Quindi siamo in attesa di ricevere questo documento, aspettiamo qualche altro giorno, dopodiché lo solleciteremo per capire un attimo quali sono gli intendimenti dell'amministrazione comunale. Ok, Posso? grazie. Consigliere Ruggero, prego. Sì, Presidente, io mi metto a questo che diceva lei, io mi auguro che lo stesso trattamento che riserviamo all'assessore Catana lo riserviamo all'assessore Marino, perché diciamo che i flop anche dalla sua parte non sono, perché mi seccherebbe che abbiamo una visione diversa per uno o per l'altro, giusto? Dico, quindi alla fine, se dovesse mancare questo, mi sembra opportuno che questo consiglio, visto i fallimenti totali anche della sua parte di assessore, che sta facendo per quanto riguarda il verde e tutto il resto, dico, credo che sia opportuno anche su di lui spendere due parole, come in passato l'abbiamo appoggiato a lei quando ha chiesto le dimissioni e noi l'abbiamo approvato. Se mi sembra opportuno farlo anche per lui, solo per puntualizzare questo, perché mi sembra che sia sul fronte Parco Castellà, come abbiamo detto, sia sul fronte città che vive in uno stato pietoso, quindi penso che sia opportuno allora a questo punto. Se dobbiamo fare un'azione come le ha chiesto, io le sarò a fianco, come diceva anche il consigliere Tezzolino, ma lo dobbiamo fare per tutti. Quindi per questo credo che sia arrivato il momento che non possiamo perdere più tempo e quindi che le azioni vengano fatte in ugual modo su tutti gli assessori e continuare anche in altri casi a forzare la mano come in passato abbiamo sempre fatto. Consigliere Ruggero, sì, tutto diciamo condivisibile, tranne il Parco Cassarà, perché il Parco Cassarà neanche a farla apposta, diciamo, è di competenza dell'assessore all'ambiente che si chiama Giusto Catania, non è l'assessore Marino. Quindi, infatti, anche su questo, quando abbiamo fatto l'incontro al parco dove erano presenti le associazioni No, ambientaliste. intendevo come argomento, non riferito all'assessore Marino Parco Castellà, dico, se ne sono spiegato male. Parlavo anche le azioni con chi di competenza sul Parco Castellà, che era sempre Catania. Sì, ma infatti l'altra volta quando abbiamo fatto l'incontro al parco, tutti coloro i quali erano presenti, sì, diciamo,
interrogavano sul fatto che comunque l'assessore Catania non solo non era stato presente a nessuno degli incontri che abbiamo organizzato, ma in più non ha mai detto una parola sul parco. Evidentemente forse è distolto da altro lavoro, o comunque la parte, diciamo, che interessa il nostro territorio, forse probabilmente lui non la conosce e quindi non è interessata alla sua valorizzazione. Infatti era giusto per approfondire sull'assessore Catania e chiunque sia ulteriore argomento. Ok, grazie. Grazie. Posso, Presidente? Consigliere Sinopoli, prego. Sì, Presidente, io diciamo che il consigliere Ruggero ha preceduto quello che è il mio pensiero. Io sono concordo su lui sul discorso dell'assessore Marino, anche perché ricordo al Consiglio che dall'ultima volta che voi vi siete riuniti, lui ha dato picche, nel senso non vuole e non vuole e no, non vuole. Confrontarsi con il consiglio di circoscrizioni, ma come lui, come capisco, come altri, come in questo caso anche l'assessore Marino, l'assessore Catania, e questo è un fatto a mio avviso grave, perché dico noi, vero che siamo un consiglio di circoscrizione, ma anche noi abbiamo, siamo quelli, anzi, no, anche, siamo soprattutto quelli che viviamo il territorio più degli altri e sappiamo quali sono le criticità, le problematiche, e possiamo esporli in maniera limpida e dare dei consigli o delle soluzioni. Quindi io ripeto, sono concordo con quello che è il pensiero del consigliere Ruggero, Presidente. E poi un'altra cosa, se c'erano notizie per quanto riguarda la situazione della villetta di Via Rosino Anselmi, perché con questo caldo diciamo che tutto quello che è stato fatto, malgrado ci sia l'acqua, essendo chiusa dal mese, ora non ricordo addirittura se dal mese da quando c'è stato il lockdown, eccetera. A parte le erbacce, diciamo, alcune piante si stanno seccando ed è un vero peccato per i soldi che sono stati spesi, solo e poi perché diciamo, non è fruibile ai bambini della zona. Allora, sulla questione assessore Marino, consigliere Sinopoli, dico per carità, tutto le ragioni di questo mondo, però quando l'assessore si confronta con i presidenti e i presidenti riferiscono è come se si confrontasse coi consigli. Ovviamente, una volta che il settore manderà una programmazione sulla potatura da effettuare da qui a dicembre, avremo modo eventualmente di confrontarci fra di noi. Verificare quali sono eventualmente le modifiche da apportare ed inviarle all'organo competente. Allora, sulla questione villetta e anche spazio verde di Via della Regione Siciliana, angolo Mulè, ho inviato all'assessore Marino un'ulteriore mail, nella quale mail sollecito il dirigente, la dottoressa di Trapani, a prendere una decisione circa la richiesta di affidamento che è stata effettuata circa un mese fa dalla Dimensione Bimbo SNC, che come voi sapete hanno diverse strutture scolastiche in zona, che vogliono, diciamo, curare la villetta e lo spazio verde, diciamo, in collaborazione anche con i condomini, i cittadini che sono disponibili a farsi carico anche di apertura, chiusura e quant'altro. Questa collaborazione sostanzialmente era stata sperimentata quando la chiave della villetta l'avevamo noi come circoscrizione e nel bene e nel male, anche se c'erano ritardi, anche se comunque non tutto funzionava alla perfezione, comunque c'era stata la possibilità di utilizzare la villetta, di organizzare delle iniziative, di tenerla aperta comunque 7 giorni su 7. Da quando è stata affidata al Deco, bypassando il parere della circoscrizione, la villetta, anche per periodo di pandemia, lo dobbiamo dire, è stata chiusa. Ora Deco ha disdettato la convenzione e da allora, credo che siano passati, perché mi pare che la convenzione era stata sottoscritta, se non sbaglio, credo a marzo 2020, quindi da marzo 2021, ora siamo a luglio,
sono 4-5 mesi che la villetta non è curata. Quindi io ho chiesto all'assessore Marino intanto di curare la manutenzione ordinaria dei due spazi verdi, anche perché le piante di via Regione Siciliana Angolo Mulè hanno necessità di essere curate maggiormente con un innaffiamento, non dico giornaliero, ma quantomeno settimanale, cosa che negli ultimi tempi non è avvenuta. È una pulizia straordinaria del sito di via Rosina Anselmi che comunque consentirebbe di eliminare tutte quelle erbacce ed evitare che si possa perdere ancora di più di quanto è stata persa. Ho inviato questa mail, se non sbaglio, venerdì o sabato addirittura. Oggi siamo a martedì. So che l'assessore è impegnato con la dottoressa di Trapani, che non so quali, diciamo, ostacoli vede in questa operazione. E comunque, delle due l'una: o il comune se ne prende carico o l'affida. Noi siamo stati sempre contrari all'affidamento a terzi, ma se queste sono le modalità, come quello che sta succedendo alla pista di pattinaggio di Via Mulè, e allora ben venga la collaborazione dei privati. Quindi solleciterò ancora una volta l'assessore affinché possa convincere la dottessa di Trapani a dare il via libera a questa operazione, o quantomeno a prendersi cura dei due spazi verdi, che francamente, diciamo, sono nel più completo e assoluto degrado. Allora, consiglieri, volevo darvi un'altra comunicazione. Ieri, come anticipato, abbiamo incontrato il vice sindaco a Palazzo Galletti per, diciamo, la richiesta di affidamento ad associazioni che ne hanno fatto richiesta, gruppi, i Lions, il Parco di Villa Tasca. Con la collaborazione dell'UEPE, Consigliere che Tussolino, alla Camera accesa. Consigliere Tussolino. Ancora alla Camera accesa. ok. Quindi stavo dicendo, quindi con la collaborazione dell'UEPE, l'unità esecuzione penale esterna del Ministero di Grazia e Giustizia, che gestisce i soggetti messi alla prova, a seguito di quell'incontro è stato deciso di fare un sopralluogo tecnico stamattina, proprio all'alba, alle 7:30, dove erano presenti tutti i soggetti che vi ho elencato. Nel frattempo è stato dato indicazione alla RAP di ripulirlo, quindi stamattina stesso il sottopasso di via Santissima Mediatrice, che è oggetto della richiesta, è stato ripulito, ma l'intento non è quello di ripulirlo, ma è quello di mantenerlo. Quindi vediamo un attimino di definire un percorso che possa arrivare a un protocollo d'intesa per, diciamo, la gestione ordinaria di questo sottopasso in modo tale da comunque renderlo fruibile alla cittadinanza. E a questo proposito, abbiamo riconvocato una riunione presso l'aula consiliare della quarta circoscrizione che si terrà lunedì mattina alle ore 11:30. Quindi invito i consiglieri, dopo la seduta di consiglio, quindi invito i consiglieri che volessero essere presenti a partecipare ed invito la segreteria a, diciamo, dare disposizioni agli uffici che lunedì abbiamo questa riunione in aula consiliare, ovviamente secondo le disposizioni anti-Covid. Va bene, ci sono altri interventi? Va bene, allora consiglieri, non ci sono altri interventi. A questo punto il consiglio si ferma per... No, oggi che cos'è? Martedì? No, sbagliato, scusate, mi sono sbagliato. Ci rivediamo domani mattina alle ore 9:30 per continuare con l'ordine del giorno.
A questo punto invito la segreteria a disattivare la videoregistrazione e dichiaro chiusa la seduta. Buona giornata a tutti.